Walter Guerra, allora, siamo alla vigilia di un altro importante match. Sarà una trasferta molto, molto difficile quella del Romagnoli perché affrontiamo un Campobasso che è in ottima forma. Sì, ci aspetta questa partita domenica, sicuramente su un campo difficile, una squadra che è in salute, perché ha vinto mercoledì su un campo altrettanto difficile, quindi ci aspetta una vera e propria battaglia. Questo Piceno però è in grado di stupire, lo abbiamo dimostrato con l'impresa, perché a Castellammare è un'impresa e poi col Monterosi una vittoria in Scioltese. Insomma, possiamo divertirci e far divertire. Sì, diciamo che la vittoria di domenica a Castellammare ci ha dato quella spinta e quel pizzico di autostima in più per poi affrontare la gara che abbiamo vinto mercoledì. Però tutte le partite sono difficili, è un campionato sicuramente molto, molto livellato, tutte le squadre sono attrezzate per questo campionato e quindi ogni gara ci si può aspettare di tutto. Che Picerno serve a Campobasso per strappare un risultato importante? Cosa bisogna mettere in più rispetto ai precedenti match? Ma sicuramente serve la fame e l'umiltà che abbiamo messo in queste ultime due gare disputate. Non a caso abbiamo vinto. Quindi sicuramente la fame, l'umiltà, la cattiveria e non pensare di aver vinto le ultime due partite e quindi di essere diventati fenomeni adesso. Ultima battuta, inaugureremo poi la prossima settimana con il presidente Ghirelli ospite, il nostro presidente Curcio, il nostro stadio. Tu che hai cavalcato quella fascia domenica, che emozione è stata, giocare in uno stadio, possiamo dirlo, visto anche le misure governative, tutto esaurito per quanto riguarda il settore locale, sentire il calore dei tifosi. Sì, sicuramente per me che sto qua questo è il terzo anno ormai, un'emozione bellissima davanti al nostro pubblico che non ci fa mai mancare il proprio calore, quindi pensiamo alla gara di domenica, poi sicuramente ci sarà tempo per affrontare al meglio anche la gara interna con il Foggia.